mangiata, esatto. Non so, lui si è tenuto un po'... Sì, cioè... Allora, la dottoressa Muller è sì, e riprendiamo pomeriggio, sperando che tutti quelli che sono nell'atrio arrivino, con la dottoressa Massella del Bambino Gesù di Roma, che proseguirà il discorso che abbiamo iniziato questa mattina, da che cos'è la sindrome nefrosica, del trattamento per la cura recidiva corpo resistente, eccetera, eccetera. Buon pomeriggio a tutti e grazie ancora ad Asmut per avermi invitato di nuovo a parlare a questo incontro con famiglie, pazienti e medici. L'argomento che mi è stato affidato è l'iter terapeutico della recidiva. Fino ad ora abbiamo sentito parlare in generale della sindrome nefrosica, del trattamento delle sorti della prima recidiva. Andremo oltre con le forme più complicate. Intanto ho pensato di strutturare un po', altrimenti diciamo diventa un po' faticoso parlare di farmaci, di dosi, quindi ho pensato anche di strutturarla parlando un po' anche di terminologia, di tutte quelle parole che usiamo solitamente quando ci vediamo nei controlli o quando parliamo di sindrome nefrosica, magari la prima volta facciamo un approccio con la famiglia spiegando che cos'è la sindrome nefrosica e quali sono le possibilità di evoluzione della malattia da un punto di vista appunto dell'iter, delle recidive, delle terapie. Intanto una definizione, cos'è una recidiva? Già qua in letteratura ci sono diverse definizioni di recidiva che si somigliano un po' a tutte e forse poi chi sta qua pensa a quello che il medico gli dice al telefono ne potrà riconoscere qualcuna. Una proteinuria di almeno 3 più per almeno 3 giorni o un valore numerico di rapporto creatininuria, proteinuria su creatininuria, oppure una proteinuria che sia uguale o maggiore di 2 più per almeno 3 o per 5 giorni, o addirittura una definizione di una proteinuria maggiore o uguale a 2 più per 3 di 5 giorni consecutivi. Quindi vedete che già qua c'è una notevole, sembrano piccole differenze, però in realtà ci sono delle differenze, quindi guardando i vari lavori, guardando i vari trial clinici, dove per trial intendiamo un protocollo in cui si dà un farmaco, magari qualcuno di voi può essere entrato, c'è una definizione che non sempre è la stessa. Quando parliamo di recidiva parliamo sicuramente di sindrome nefrosica cortico-sensibile. Stamattina la dottoressa Moore ci ha parlato di accennato alle forme cortico-resistenti, quindi recidiva è una forma cortico-sensibile, però è esperienza comune che alcuni pazienti che hanno la sindrome nefrosica cortico-resistente ma sensibile ad altre terapie, quindi diciamo una sindrome nefrosica cortico-resistente ma farmaco-sensibile, possono recuperare una sorta di cortico-sensibilità quando assumono questi farmaci, prevalentemente quando sono in associazione agli inibitori di calcineurina. Ed ancora, la parola recidiva ci consente di fare una classificazione, che avete già sentito stamattina, in forme a non frequenti recidive, a frequenti recidive e corticodipendenti. Stamattina abbiamo già parlato di questa definizione. La corticodipendenza ovviamente è il grado più alto di severità di malattia, e cioè le forme che ricadono entro 15 giorni dalla sospensione dello steroide o nel passaggio al giorno interno o durante la riduzione. Quindi questa parola recidiva comunque ci serve a fare tanti tipi di discorsi e la sentiamo molto spesso quando parliamo con il medico, con la dietista, anche chi si interfaccia con lo psicologo, no? Il problema della recidiva è poi quello che rende maggiormente difficile l'accettazione all'interno della famiglia della malattia. E ancora la parola recidiva ci serve a fare delle percentuali, a dare delle percentuali, a dare delle incidenze e delle prevalenze. Noi sappiamo che nelle forme cortico-sensibili, che come avete già sentito stamattina sono la gran parte in pediatria, il 90% dei bambini sperimenta almeno una volta una recidiva, che il 60, dal 60 all'80% nelle varie casistiche sperimenta recidive multiple, che il 30-40% sviluppa una forma un pochino più difficile da gestire, quindi la forma a frequenti recidive o corticodipendente. Sappiamo che una percentuale piccolissima di pazienti è cortico-sensibile all'esordio, ma non ai successivi trattamenti, cioè sviluppa una corticoresistenza secondaria, e sappiamo anche questo ce lo siamo detti stamattina,
e circa un 20% dei pazienti continua ad avere recidive in età adulta, e i pochi lavori che ci sono ci fanno capire e immaginare che forse chi ricade in età adulta è chi ha avuto una sindrome un pochino più complicata nell'età infantile. Ma si può predire il rischio di recidiva? Cioè, all'esordio possiamo sapere se avremo una forma più o meno frequenti recidive, più o meno corticodipendente? Forse in parte sì, nel senso che i bambini che rispondono molto rapidamente sono quelli che probabilmente avranno una forma più facile di malattia da gestire. Se voi guardate queste curve, che sono, diciamo così, a un primo approccio sono tutte linee che si intersecano tra di loro, però questa linea un pochino più scura quindi ci dice che i bambini che rispondono più lentamente, quindi oltre i 14 giorni dall'inizio della terapia, sono quelli che hanno una probabilità a 3 mesi di essere liberi da una successiva recidiva. E anche qua, se andiamo a vedere la curva più spessa, i bambini che hanno risposto più lentamente sono quelli che hanno una più alta probabilità di avere un secondo farmaco. Quindi il tempo della risposta al cortisone, all'esordio, è quello che ci dà poi una misura di come si comporterà, per grandi linee, ma insomma in maniera abbastanza approssimativa, la sindrome nefrosica successivamente. Ma la recidiva, oltre che essere un dato tecnico, una parola tecnica su cui misuriamo tempi e terapia, è anche un momento emotivo, no? Perché la mattina andiamo a fare lo stick è positivo, e lì insomma c'è un po' di panico, un po' di rabbia, un po' di, a volte un po' di depressione, il ragazzo più grande ha un'altra volta il cortisone. E allora a casa si comincia subito, anche senza chiamare il centro, a fare la dieta iposotica, si deve chiamare, si parla con il medico che talvolta nelle forme un pochino più complicate esso stesso è perplesso sulla decisione da prendere, e poi si decide se aspettare o cambiare subito la terapia. Quindi recidiva è tutto questo, è una parola che ci serve a identificare, a connotare la sindrome nefrosica e la relativa terapia. Ora, questa tabella, che è una di quelle tabelle diciamo un po' difficili anche da guardare, però ci dà un'idea semplicemente del fatto che, come stamattina vi ho fatto vedere il dottor Pasini, non c'è accordo, adesso siamo usciti con questa consensus italiana, che per noi è motivo di insomma anche di un certo orgoglio, anche di una certa abbiamo faticato un po', se non altro sono passati tanti anni per prendere la decisione di portare avanti un lavoro di questo genere. Però, come vedete, anche per le recidive c'è una certa diversità di trattamento. Vi invito semplicemente a guardare Stati Uniti, un lavoro del 2009, India 2008, Francia 2008 e le KDIGO di cui abbiamo parlato stamattina. All'interno vedete degli schemi che sono tutti molto simili. Io li ho, come vedete, manca l'Italia, perché come dicevamo stamattina abbiamo fatto l'esordio e ora parleremo, cercheremo di fare la seconda parte della consensus. Li ho un po' riassunti, diciamo, tirate fuori le cose fondamentali, e in rosso vedete tutto ciò che in qualche modo differenzia o è simile da uno schema all'altro. Il primo è il 1982, sono stati i lavori su cui noi abbiamo basato praticamente i primi 20 anni della nostra nefrologia, del nostro trattamento, poi questa consensus americana, poi le KDIGO e le linee guida francesi. E come vedete, come diceva stamattina il dottor Pasini, a volte le differenze sono veramente piccole, che però bastano un po' a confondere le idee. Quindi ancora chi usa milligrammi pro chilo, metro quadro, per almeno 4 settimane, un totale di 3-4 mesi, una discontinua prolungata, cioè il trattamento che viene scalato, ridotto fino a una dose di mantenimento da proseguire molto a lungo, per 12-18 mesi almeno, questo molti di voi sicuramente lo avranno sperimentato. In buona sostanza però questi pazienti che hanno le forme a frequenti recidive, che devono prendere più cortisone, devono essere trattati un po' di più, poi alla fine diciamo che quando la terapia steroidea diventa troppa e provoca una sorta di tossicità che può esprimersi con vari sintomi che poi vedremo, ovviamente il medico suggerisce i farmaci risparmiatori di steroidi, cioè tutti quei farmaci che servono a ridurre la quantità, il fabbisogno di cortisone che il paziente ha per mantenere in remissione la malattia, e che ovviamente
risparmiare la quantità di cortisone nell'unità di tempo, quindi in un anno, in due anni, in tre anni di malattia. Come, oltre, scusate, i farmaci non steroidei come alternativa al cortisone, come, ricalcando quello che stamattina mi è stato spiegato per l'esordio, cioè sono stati fatti degli studi dove veniva data la stessa quantità di cortisone all'esordio distribuita in un tempo diverso, abbiamo fatto, è in atto, è quasi in conclusione, uno studio dove la quantità di cortisone che viene data al momento della recidiva è la stessa in due gruppi che l'assumono però con una tempistica diversa. Questo è uno studio AIFA coordinato dal professor Emma, a cui hanno partecipato 12 centri italiani che voi ovviamente conoscete, che sono praticamente tutte le nefrologie pediatriche d'Italia, e lo studio si propone proprio di vedere se con lo stesso farmaco dato nella stessa quantità ma spalmato in due tempi diversi, quindi in un braccio cosiddetto corto dove il paziente assume soltanto 18 dosi, in un braccio più lungo dove il paziente ne assume di più ma perché le scala in una certa unità di tempo, quindi queste sono le 18 dosi date in 40 giorni o la stessa quantità distribuita a scalare per circa 75-76 giorni, per vedere se questo, senza cambiare il dosaggio, possa portare ad un tempo di remissione diverso, una riduzione del numero delle recidive e una riduzione degli effetti tossici di cortisone. Lo studio si è concluso come arruolamento, è ancora in atto l'osservazione e il follow-up dell'ultimo anno, e i dati non sono assolutamente ancora ufficiali, però probabilmente, quindi non presento neanche i dati preliminari, però probabilmente c'è una certa differenza tra chi assume il cortisone nel braccio corto e quindi lo assume in maniera più veloce, stesso dosaggio, e chi lo assume invece stessa dose in un tempo più lungo. Questo a significare che sono tante le alternative e anche l'utilizzo dello stesso farmaco spalmato nel tempo con una tempistica diversa potrebbe portare a risultati diversi. Quindi diciamo l'ottimizzazione, lo scopo nostro del nefrologo pediatra è l'ottimizzazione della terapia. E parlando di recidive non potevo non parlare di questo aspetto che forse noi in Italia usiamo un po' poco, però noi sappiamo che ogni infezione, un virus, un raffreddore, una febbre possono scatenare ovviamente una recidiva. Ci sono diversi studi, perlomeno poi questo potrà essere oggetto di discussione, io vi ho presentato alcuni due più importanti, che al momento della virosi delle alte vie respiratorie, al momento in cui inizia un raffreddore, hanno dato ai bambini una piccola dose di cortisone in più per chi non lo faceva, o passando chi prendeva il cortisone a giorni alterni a un dosaggio tutti i giorni, al momento dell'inizio del raffreddore o del mal di gola o della febbre. In questo primo studio, come vedete, ci sono due gruppi di pazienti, il gruppo A continuava la dose abituale, il gruppo B a giorni alterni, il gruppo B assumeva la stessa dose tutti i giorni per 7 giorni e si è visto che la somministrazione quotidiana di steroide durante la virosi respiratoria produceva una riduzione della frequenza di recidive piuttosto elevata, di circa il 60%, e lo stesso è stato fatto in quest'altro studio dove al posto del cortisone che veniva passato anche lì tutti i giorni, nell'altro gruppo di pazienti veniva dato un placebo e anche qui c'è una remissione del 65%, cioè i pazienti che assumono un pochino di cortisone all'inizio della recidiva, quindi non sono pazienti che hanno la proteinuria e gli diamo qualcosa in più, inizia il raffreddore e gli diamo una piccola dose di cortisone in più, mantengono una remissione in una percentuale molto più alta di quelli che non assumevano il cortisone. C'è un altro studio in corso che è nato nel 2014, probabilmente non è un'attitudine molto italiana, però sicuramente penso che sia giusto parlarne e può essere spunto di discussione. Se ci rifacciamo alla diapositiva precedente dove abbiamo iniziato a parlare dei risparmiatori di potassio, di steroide, possiamo immaginare qual è il motivo, no? Cioè quando il bambino ricade molto molto frequentemente ovviamente può avere una serie di effetti collaterali da steroide, di cui sentirete parlare anche nella relazione che vi seguirà, che sono piuttosto, eh,
irritabilità. Il cortisone può provocare danni sull'osso, sull'occhio, le smagliature, la crescita. E allora da qui la necessità, come vedevamo prima sulla diapositiva che vi ho presentato, che erano tutti i dati di terapia, la necessità di utilizzare i risparmiatori di potassio, risparmiatori di potassio e di steroidi. Quali sono questi farmaci? Questi farmaci li ho elencati qui, gli ultimi due probabilmente sono ormai un po' fuori uso, li ho messi in grigio, ma levamisolo, ciclofosfamide, inibitori di calcineurina, quindi cicostolina e tacrolimus, micofenolato, rituximab o fatotomba. Sono tutti farmaci che sicuramente ognuno di voi ha sentito nominare e qualcuno di voi li ha assunti, uno, due, tre e forse anche di più. E questa è la tabella a cui facevo riferimento prima, e se guardate l'ultima riga, l'ultima parte che ho cerchiato in verde, anche qui, come vedete, non c'è un accordo nella scaletta di utilizzo, così come non c'è negli scavi di cortisone. Vedete, per esempio, che il levamisolo negli Stati Uniti non è minimamente contemplato. Il Canada non ce l'ha. Il Canada addirittura ha delle zone, in alcune regioni del Canada, che non sono coperte, per esempio, dalla distribuzione del micofenolato. O se andate a guardare anche negli altri paesi, la scaletta non è per tutti la stessa, le KDIGO ancora parlano di clorambucil, quindi evidentemente ci sono paesi che lo utilizzano. E quindi non c'è una scaletta ideale per questi farmaci. Io ne parlerò molto, molto, molto velocemente, perché il dottor Marenghini dopo di me ne parlerà, però sicuramente nell'iter terapeutico della recidiva c'è il cortisone e poi ci sono tutti questi farmaci. Il levamisolo è un farmaco di difficile reperimento, probabilmente è utile nelle forme più lievi, sono ancora in via di pubblicazione i dati dello studio europeo. C'è quest'ultimo lavoro che è uscito adesso recentissimamente, dove probabilmente anche nelle forme steroidodipendenti, utilizzato a molto alto dosaggio, un dosaggio più alto di quello che noi siamo abituati ad utilizzare, probabilmente ha una sua efficacia. Molti di noi, alcuni di noi lo usano, molti di noi non lo usano, anche perché è difficile anche da trovare, molti non ci credono, studi randomizzati sono veramente pochi. La ciclofosfamide. La ciclofosfamide noi come centro, per esempio, l'abbiamo abbandonata a torto ragione da un po', quindi la utilizziamo molto raramente, ma sicuramente è un farmaco che molti centri continuano ad usare e continuano, non è una cosa che sta per... è una cosa vecchia, è una scelta che noi abbiamo fatto e anzi forse potrebbe essere rimessa in discussione. Quello che si sa dalla letteratura è che mantiene una remissione più prolungata nelle forme frequenti recidive piuttosto che nelle forme corticodipendenti. Solitamente si fa un solo ciclo nella vita, si raggiunge un certo dosaggio e basta, non è una cosa solitamente ripetibile. Un altro farmaco che è adesso forse più in uso degli inibitori di calcineurina è il micofenolato, e in molti centri italiani ed europei, rispetto alla cecosporina, che era prima un pochino la prima scelta quando si voleva utilizzare un risparmiatore di steroide, molti centri lo usano ormai come prima scelta. Di contro la cecosporina ha il fatto che non è nefrotossico, lo sentirete parlare tra poco in dettaglio. Talvolta c'è un problema, c'è il problema per i bambini più piccoli della preparazione dello sciroppo, quindi non tutte le ASL sono in grado di farlo, di procurarlo, di farlo preparare, e questo può essere un problema nella prescrivibilità del farmaco. Ci sono studi di non inferiorità rispetto alla cicosporina, cioè in alcuni studi fino a 6-7 anni fa sembrava che la cicosporina fosse superiore nel mantenere la remissione rispetto al micofenolato. In realtà molto dipende dal livello plasmatico di farmaco che si utilizza. E quindi è diventato, come ripeto, adesso per molti centri, anche in tutta Europa, il farmaco di prima scelta tra i risparmiatori di steroidi. Gli inibitori di calcineurina sono quelli che abbiamo usato molto, molto di più fino ad oggi. Hanno cambiato dal 91, quando uscì il lavoro di Niodè, l'approccio alla forma corticosensibile a frequenti recidive o corticodipendente, cioè fu una piccola rivoluzione nel trattamento con il secondo farmaco. Probabilmente ancora nei bambini più piccoli, laddove non è possibile procurare lo sciroppo, la formulazione sciroppo di micofenolato, può essere ancora una prima scelta. Da ricordare che però
può essere quando ne facciamo un utilizzo prolungato una necessaria, una biopsia renale di controllo. Ed infine rituximab, ho fatto un mock-up, non mi dilungo, ne sentirete parlare in una relazione ad hoc, più comune, diciamo, l'indicazione più chiara che c'è è nei pazienti con sindrome nefrosica estremamente complesse, ma sicuramente ne sentirete dopo di me, sentirete di me parlare del farmaco in maniera più estesa e anche in modo diverso da quello che siamo abituati a pensare. Questo per dire che ci sono tutte queste opzioni, tutte queste alternative, ma non c'è ancora una chiarezza nella scaletta di utilizzo, perché se vogliamo immaginare che sicuramente i primi sono gli steroidi, e su questo non si discute, come avete visto, levamisono non è un farmaco per tutti, non è un farmaco né per tutti i tipi di pazienti e neanche probabilmente facile da utilizzare, perché è difficile da reperire, non è un farmaco che si trova in farmacia così. Anche tra gli altri farmaci che ho citato, ciclofosfamide, inibitori di calcinolina e micofenolato, se qui dovessimo parlare qual è il primo farmaco per i centri che sono qui rappresentati, probabilmente non ci sarebbe univocità. Ed infine i farmaci biologici. Questo per dire che forse anche in questo, anche nell'utilizzo dei farmaci non steroidei, non c'è ancora una chiarezza e un accordo nell'ordine di proposta. Poi ognuno, poi, quando ha imparato a usare un farmaco, poi ovviamente ha un'attitudine, perché lo conosce bene e perché ovviamente lo sa gestire, quindi lo sa anche proporre in maniera diversa al paziente. Ora, alcune considerazioni generali, perché quando parliamo di recidiva, di sindrome nefrosica frequente recidiva o corticodipendente, oltre a fare un discorso così puramente tecnico, farmacologico, credo che ci siano altri discorsi da fare. La forma frequente recidiva o corticodipendente è una forma impegnativa, non stiamo parlando di corticoresistenza, che come diceva stamattina la dottoressa Amore, ovviamente ha un problema di evolutività di funzione renale, quindi è sempre una diagnosi molto pesante. Ma sicuramente la forma a frequenti recidive o corticodipendente è una forma estremamente impegnativa per la famiglia, perché impone il contatto e impone un grande contatto intanto con l'ospedale, che uno con un bambino piccolo forse preferirebbe non avere, e poi una grande confidenza, una grande familiarità con farmaci che non sono certo delle caramelle e che quindi dobbiamo cercare anche di imparare a utilizzare e a proporre ai nostri figli, non dico con serenità, ma insomma avendo elaborato bene il senso. Le terapie immunosoppressive prolungate, di qualsiasi terapia noi stiamo parlando, ovviamente preoccupano i genitori, possono modificare lo stato psicofisico dei bambini per una serie di motivi, sono talvolta complesse da gestire anche per i pediatri, quindi il pediatra chiamato, posso dare questo antibiotico, chiami il centro, e quindi magari il genitore lì si sente non seguito, ma il mio pediatra non lo sa, allora è una cosa, gli sto dando un farmaco importante, una cosa. E poi ovviamente quando sono prolungate con farmaci impegnativi tentano la mano nella compliance, cioè un farmaco impegnativo ti può venire la tentazione di sospenderlo o di fare un po' quello che ti viene in mente a te di fare. E quindi qual è la migliore terapia quando la sindrome nefrosica è una sindrome nefrosica che incalza, che dà recidivi o che addirittura diventa dipendente dai farmaci? Sicuramente è quella che ci consente di dare la dose minore con la massima efficacia, con il minimo degli effetti collaterali a lungo termine e che sia caratterizzata da una grande tollerabilità, e quindi se il bambino tollera bene il farmaco, se i genitori lo hanno compreso bene qual è il significato della terapia che stanno facendo, da una buona compliance, ovvero quello che dobbiamo fare in questi bambini così impegnativi da un punto di vista della gestione farmacologica è cercare di farli passare attraverso la storia della propria sindrome nefrosica, portandosi con sé a guarigione il minimo degli effetti collaterali non solo della malattia ma anche delle terapie che hanno effettuato. Diciamo che in questo, forse ve ne parlerà poi il dottor Pecoraro, immagino, parlando di quotidianità, parliamo di qualità di vita. Questo è una, come vedete, un lavoro del 77 che però è stato ripreso poi fino adesso, se voi leggete i lavori di bioetica, questo lavoro di Shaw
che parla di qualità di vita, l'equazione senza numeri. QL sta per quality of life. N sta per natural endowment, che sarebbe, diciamo, una traduzione attitudine, capacità naturale, cioè quella che ognuno di noi ha, l'attitudine a fare, a pensare, la capacità di elaborare. H sta per home e S sta per social. Se noi prendiamo un bambino che ha una malattia simile ad un altro bambino, sovrapponibile, quindi una stessa gravità di malattia, ha le stesse disponibilità economiche, quindi home, ha una casa, cioè non sta a campo nomadi, quindi ha le stesse disponibilità e anche gli stessi servizi sociali, quindi diciamo è servito dalla propria ASL, ha diciamo le stesse possibilità da un punto di vista appunto dei servizi come cittadino. Quello che poi fa la differenza è la capacità della famiglia, molto spesso del paziente, se è un paziente grande, ma trattandosi di bambini noi dobbiamo immaginare all'attitudine, alla capacità, in inglese si può tradurre anche con sì, capacità, talento, ma insomma diciamo a quello che poi la famiglia riesce a gestire, cioè il non comprendere a volte la necessità, la compliance, l'importanza della compliance, l'importanza di essere regolari, ma anche l'importanza di non essere troppo ansiosi, serve a dare una qualità di vita diversa. Quindi se noi mettiamo queste variabili H e S, cioè le possibilità di ognuno, e il sociale che ognuno può vivere, quindi il servizio sanitario nazionale per esempio, per noi ovviamente deve essere per noi per tutti sovrapponibili, quello che cambia la qualità di vita del bambino è poi la capacità, in questo caso della famiglia, di recepire il problema malattia. E da ultimo vi lascio con questo lavoro di Andrea e del Nefrobix di Group, dove mi riaggancio a quello che è stato detto stamattina. In questo lavoro c'è questo inciso che io ho voluto prendere: la durata totale della dose cumulativa di steroidi, ovviamente nei pazienti con sindrome nefrosica, erano più alte nei pazienti trattati dai pediatri rispetto a quelli trattati dai nefrologi pediatri. Ecco, il secondo passo che dobbiamo fare è quello di creare un consensus. Come avete visto, ci sono tante attitudini, tante piccole nefrologie pediatriche che a volte disorientano i pazienti, sono piccole differenze, quello che conta molto spesso è il lungo termine. Però ci lasciamo con questo augurio di fare al più presto la seconda parte del nostro lavoro come società di nefrologia pediatrica. Ringrazio tutti i miei colleghi e ringrazio voi per l'attenzione.